Spetteremo dunque levarsi tra qualche ora l'estremo giorno di questa grande Venezia. Qui l'aurora di domani si leverà sopra un semplice feudo del re di Spagna e saremo noi ad aver compiuto questa grande impresa. Noi, un pugno di esiliati, eccetera, eccetera, eccetera. Vedremo dunque levarsi fra qualche ora l'estremo giorno di questa grande Venezia. Qui l'aurora di domani si leverà sopra un semplice feudo del re di Spagna. E saremo noi ad aver compiuto questa grande impresa. Noi, un pugno di esiliati, ricordo delle miserie, degli arbitri che hanno gettato gran parte dei congiurati nella condizione di avventurieri. Eppure, sì, sentivo bene che il destino mi doveva una rivincita. Insiste. Rivincita che verrebbe prima o poi. Insiste. Non vorrei morire prima di averla. Rivincita che verrebbe prima o poi. Discorsi sulla congiura. Prospettive di gloria e di fortuna. Il marchese di Betma, ambasciatore di Spagna, nel 1618. Ordì una congiura per dare Venezia in mano di Spagna. E allora, signore, di quasi tutta l'Italia. Gran parte delle truppe mercenarie di guarnigione avrebbe. E molti ufficiali. La maggior parte stranieri. Il servizio a Venezia. Furono subornati. Il piano era da 5. Di sorpresa, in piena notte. Occupandosi simultaneamente tutti i punti cruciali della città.